Dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo Gesù, uscito dalla sinagoga, entrò nella casa di Simone. La suocera di Simone era in preda a una grande febbre e lo pregarono per lei. Chinatosi su di lei, intimò alla febbre e la febbre la lasciò. Levatasi all'istante, la donna cominciò a servirli. Al calar del sole, tutti quelli che avevano infermi colpiti da mali di ogni genere li condussero a lui, ed egli, imponendo su ciascuno le mani, li guariva. Da molti uscivano demoni gridando: «Tu sei il figlio di Dio!» Ma egli li minacciava e non li lasciava parlare, perché sapevano che era il Cristo. Sul far del giorno uscì e si recò in un luogo deserto. Ma le folle lo cercavano, lo raggiunsero e volevano trattenerlo perché non se ne andasse via da loro. Egli però disse: «Bisogna che io annunci il regno di Dio anche alle altre città. Per questo sono stato mandato». E andava predicando nelle sinagoghe della Giudea. Un caloroso saluto da parte di Don Bonaventure Nduiman, amministratore parrocchiale delle comunità della Valle Cicana, cioè delle comunità parrocchiali di Santo Stefano di Cichero, San Bernardo di Celesia, San Maurizio di Baranzuoro e poi delle comunità di San Martino del Monte e di San Colombano di Vignale. Bisogna che io annunzi il regno di Dio anche in altre città. Il brano del Vangelo che ci accompagna nella preghiera, nella liturgia di questo mercoledì, racconta la conclusione della giornata missionaria a Cafarnao e di ciò che avviene nella mattinata seguente. Il Vangelo inizia così: in quel tempo Gesù, uscito dalla sinagoga, entrò nella casa di Simone. Gesù prima insegna nella sinagoga, ha predicato nel luogo più solenne, ma va anche a cercare qualcuno che non stava bene. E ci descrivono la suocera di Simon Pietro, che era a letto, indebolito dalla febbre. Proprio la predicazione di Gesù non si conclude, non finisce soltanto nella sinagoga, ma va oltre, raggiunge anche quelli che non possono partecipare alle assemblee liturgiche. Però ci ricorda che dobbiamo avere un'attenzione particolare anche a quelli che non possono partecipare alle nostre assemblee liturgiche. È quello che Gesù fa. Gesù non va da Pietro soltanto per amicizia, ma per annunciare la buona notizia anche in quella casa, proprio per rendere concreto quel passaggio del Vangelo in cui aveva già annunciato che è venuto per liberare l'uomo. Gesù non libera soltanto l'uomo spiritualmente, libera l'uomo anche fisicamente. Ecco perché si reca nella casa di Simone per guarire la sua suocera. Nella guarigione della suocera di Pietro, Luca ci racconta l'atteggiamento di Gesù negli esorcismi. Comanda alla malattia e al demonio di lasciare le persone. Questo vuol dire compie un esorcismo, cioè imporre l'autorità di Dio sulle condizioni precarie che impediscono l'uomo di essere autentico. Gesù guarisce, scaccia i demoni, prega, insegna, allargando progressivamente l'orizzonte di agire. La vita di annuncio di Gesù, abbiamo già detto, non si limita nella sinagoga, va oltre, va anche nelle case della gente, va verso anche gli ammalati, va verso quelli che sono impediti, che sono fuori. Questo modo di agire di Gesù è interessante, forse ci istruisce che anche noi
Dobbiamo avere un'attenzione particolare a quelli che, giustamente dicevo, che non possono partecipare per varie ragioni. Gesù, dalla conclusione del Vangelo, si sente mandato da tutti gli uomini, perché tutti abbiamo bisogno della salvezza. E Gesù non si limita soltanto nella casa degli ammalati, nella casa di Pietro, e dice a conclusione del Vangelo: bisogna che io annunzio il regno di Dio anche alle altre città, per questo sono stato mandato. Questa traduce l'attenzione missionaria, l'attenzione missionaria che ha animato Gesù, che ha guidato Gesù già nel mistero dell'incarnazione. Nel mistero dell'incarnazione Gesù lascia il cielo per venire in mezzo agli uomini, per venire presso gli uomini. Ma questo non si limita lì, e vuole andare verso tutti. È l'attenzione missionaria che animerà sempre la missione di Gesù. E questa tensione missionaria culminerà nella Pasqua, nella morte e risurrezione di Gesù avvenuta a Gerusalemme. Ma poi da Gerusalemme ripartirà l'annuncio, ripartirà l'evangelizzazione, e gli apostoli diventeranno i grandi protagonisti assistiti dallo Spirito Santo, e raggiungerà tante città, tanti paesi, tanti luoghi della terra, fino a noi stessi, perché Gesù è stato mandato da tutti. Perché la missione di Gesù non può limitarsi a qualche paese, a qualche città, a qualche gruppo di persone. Tutti siamo dei destinatari della buona notizia, perché tutti abbiamo bisogno di una parola che consola, di una parola che riscalda il cuore, di una parola che libera, di una parola che guarisce. Oggi la missione continua. L'agire di Gesù tramite lo Spirito Santo continua, e continua in noi, continua nella Chiesa, continua in noi che siamo i discepoli di oggi. Possa lo Spirito Santo assisterci, aiutarci per vivere la missione in un modo pieno, in un modo autentico, senza escludere nessuno a questi doni che ci ha portato il Signore morto e risorto. Oggi la missione è affidata a noi. Allora sentiamoci interpellati, coinvolti a portare la buona notizia a tutti, non soltanto a quelli che partecipano alle nostre assemblee, non soltanto ai parenti dei nostri amici, come è avvenuto per la suocera di Pietro, ma a tutta l'umanità, ad ogni uomo che ha bisogno della buona notizia. Oggi più che mai la Chiesa, i cristiani sono chiamati davvero ad andare in cerca di ogni uomo. Non abbiamo paura di andare incontro, non abbiamo paura di andare in ricerca, non abbiamo paura di andare cercando di raggiungere gli uomini ovunque si trovano, anche nei luoghi più improbabili. Ovunque c'è l'uomo, c'è bisogno di portarci la buona notizia. Lo Spirito Santo assista ognuno di noi. Arrivederci da parte di Don Bonaventure Nduimana.